a settembre. I localizzatori Visira. Promozione voucher Mercedes. Patto Alitalia Etihad. Ben ritrovati alla prima edizione di settembre di Track News. Nella prima notizia di oggi parliamo della partenza già avvenuta a fine agosto della stagione dei saloni specializzati del settore. Il primo è, come di consuetudine, il MIMS, il salone automobilistico moscovita, dove hanno trovato posto anche non pochi commerciali ma soprattutto molti costruttori cinesi. Seguono Interlogistica, sempre a Mosca, e poi naturalmente l'IA di Hannover a fine settembre, che promette molte novità. Sarà presente infatti per la prima volta la cinese Dongfeng tra i soci di Peugeot e la coreana Hyundai, che presenterà un commerciale nel segmento delle 3,5 tonnellate. Inoltre non dimentichiamo che in contemporanea l'IAA si svolgerà a Berlino l'Innotrans, il grande salone del trasporto ferroviario. La Corte di Strasburgo ha emesso una sentenza sui costi minimi di sicurezza italiani, prendendo in esame solo un arco temporale fino al 2012. Occorreranno quindi alcune settimane per chiarire bene quali saranno le conseguenze. I localizzatori GPS Visiran, prodotti dalla Mobivision, sono il sistema più completo per gestire veicoli aziendali in modo semplice ed efficace. Grazie al controllo satellitare dei veicoli online, migliaia di aziende di trasporto, logistica e servizi hanno già ottimizzato e velocizzato il proprio lavoro quotidiano, migliorando il management dei propri mezzi. Inoltre, il servizio Visiran permette ora anche di acquisire i dati direttamente dal tachigrafo digitale per un controllo preciso e puntuale in tempo reale delle ore di guida, delle ore di lavoro e pausa, ma anche delle ore a motore acceso e di quelle di riposo di tutti i mezzi, senza richiedere installazioni aggiuntive a bordo. Per i veicoli commerciali Mercedes immatricolati tra il 1999 e il 2006 che non abbiano effettuato operazioni di manutenzione presso la rete della casa, l'azienda tedesca ha messo a punto un sistema di voucher fino a un importo di 500 euro che si sconteranno dalle varie operazioni di manutenzione che si desiderano appunto effettuare. Lo scopo è naturalmente quello di riavvicinare alla rete la clientela con i veicoli più anziani. I servizi offerti con sconto vanno dalla semplice manutenzione periodica fino alla vera e propria sostituzione del motore con un reman, ovvero un motore di rotazione originale Mercedes. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordiamo che è stato realizzato finalmente l'accordo finale per l'ingresso della compagnia di Dubai in Alitalia con il 49% delle quote. Fra i primi esiti della joint venture, dal 1 ottobre alcune città subiranno un taglio quasi totale dei voli nazionali. Inoltre l'Unione Europea sta verificando non la proprietà, che è di Alitalia, ma chi ne detiene effettivamente il controllo e la gestione. Nessuna novità invece in merito al promettente settore cargo. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Track News venerdì. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci.